Siamo in compagnia dell'avvocato Alba De Felice, presidente dell'AMI, quindi per questo convegno, ecco, le ferite invisibili, ferite derivanti da reati quali mobbing, stalking, ecco, di cui si sente purtroppo sempre più spesso parlare. Assolutamente sì, l'AMI, o meglio la sezione Agro Nocerino dell'AMI, che è l'associazione avvocati matrimonialisti italiani, già dal 2008 ha siglato un progetto, una convenzione con l'intero piano di zona, ambito S1, per coordinare, per monitorare alcune particolari fenomenologie molto attuali, tra l'altro quali il mobbing, lo stalking, il bullismo, la pedofilia, l'omofobia. Si tratta ovviamente di fenomeni che trovano radice in una violenza innegabile, che però non è la solita violenza fisica, quella che lascia tracce sul corpo, ma è la violenza psicologica. Ed infatti questo sportello, lo sportello dell'AMI antiviolenza, trova ispirazione proprio da un caso di cronaca che nell'anno 2007 riguardò un bambino, Matteo, vittima di bullismo da parte di coetanei che ormai da tanto tempo lo perseguitavano, e quindi a un certo punto mise fine alla sua esistenza lanciatosi nel vuoto. Quell'episodio mi sconvolse talmente, io avvertii da avvocato matrimonialista, perché io specificamente mi interesso di patologia familiare, compresi che quel bambino, per arrivare a quel gesto estremo, ovviamente aveva un grande disagio, una grande sofferenza, e le indagini poi avviate sul campo scoprirono che era proprio vittima di bullismo. Ma ovviamente il bullismo, che è definito anche mobbing dell'età evolutiva, ha una matrice comune con tutte queste altre fenomenologie, che è proprio la violenza psicologica. Ecco perché oggi noi abbiamo voluto cominciare, siamo partiti in questo ciclo di incontri tra il piano di zona e l'AMI, e siamo partiti proprio dalle ferite invisibili. Nel corso dei prossimi mesi poi affronteremo altre tematiche, quali il mobbing, il bullismo, lo stalking, la pedofilia. Oggi però parliamo di violenza psicologica, parliamo di minori pressati, parliamo anche di bambini arruolati da un genitore nei confronti dell'altro quando c'è una vicenda separativa particolarmente conflittuale. Ecco, infatti in questo periodo spesso l'intento principale dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle separazioni dei coniugi è tutelare l'interesse del minore, che tante volte diventa quasi un giocattolo in base ai quali i genitori fanno la lotta. Sì, secondo la cosiddetta teoria dell'arruolamento, il minore diventa proprio un soldatino, viene assoldato dal genitore più autorevole, normalmente il genitore collocatario, e viene scagliato contro l'altro. E io, da avvocato matrimonialista, quasi quotidianamente nelle vicende separative mi confronto con bambini che sembrano quasi odiare l'altro genitore, e sembra quasi che vogliano in tutti i modi cancellarlo dalla propria esistenza. Di questa situazione si è interessato in maniera approfondita il Tribunale di Roma, e ha stabilito che nel caso in cui c'è la prova agli atti che un bambino si scaglia negativamente contro l'altro genitore, il giudice deve intervenire e sanzionare il genitore arruolando, perché così facendo si attua un grave abuso psicologico nei confronti del figlio.